una sovrafoscia di pollo che ora andremo a disossare. Puliamoci bene le mani, prendiamo un coltellino, mi raccomando che sia ben affilato. Per fare questa operazione la cosa fondamentale è che sia affilato. La parte sopra è dove ho tolto la pelle, qua sotto invece è dove andremo a lavorare. Vedete i due lembi dell'osso? Toccando con le dita sentirete perfettamente dove è l'osso. Ora non dovremo fare altro che andare ad incidere delicatamente, stando attenti a non farci male, lungo tutto l'osso. Piano piano spostiamo i vari lembi di carne in modo da vedere l'osso. Eccolo, vedete come si pulisce bene? Io sì, sto utilizzando un coltellino molto molto affilato e diciamo che questa operazione, se avete dei coltelli poco affilati, è un po' più complicata, però è veramente un gioco da ragazzi, vedete? L'osso sta già comparendo e staccandosi dalle varie fasce muscolari. Ora lo infiliamo, zac, andiamo a tagliare l'ultimo pezzettino, lo alziamo in verticale e tiriamo leggermente e andiamo, sempre con il nostro coltellino molto affilato, a tagliare tutte le masse muscolari, le varie fasce, i nervetti, ecco qua, dalla nostra articolazione. Ora ci rimarrà qualche pezzettino magari attaccato, nessun problema, sempre con il nostro coltellino lo andiamo a staccare e lo mettiamo da parte. Ecco, guardate, il nostro osso bello, pulito, perfetto, pronti per procedere con le altre sovraccosce. Puliamo sempre le dita, intanto facciamo a pezzettini, possiamo ricavarne dei bocconcini, oppure a me piace anche utilizzarle così come sono, una volta disossate, mettendoci un pochettino di salvia, di rosmarino e un pizzico di sale e le faccio arrosto in padella. Sono comodissime, molto molto tenere ed estremamente saporite. In questo caso però mi serve di avere dei bocconcini. Procedo con tutte le altre sovraccosce. Semplice, no? Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e clicca mi piace. E ci vediamo alla prossima. Ciao!